Buongiorno fanciulli e buongiorno fanciulli, iniziamo la giornata e poi questa sera altro video. Messaggio, cosa vi vogliono dire le carte? Quali sincronicità, quali risposte e quali indicazioni? Poi fatemi sapere nei commenti se vi fa piacere, se il tutto risuona. Ok, non abbiamo limite di carte, lasciamo che siano loro a darci indicazione. Iniziamo con wow, la nostra torre che abbiamo già analizzato e visto negli interattivi di qualche giorno fa ed è una torre piena di ricchezze. Abbiamo rinchiuso, messo quasi no, in isolamento il nostro cuore, in cella di isolamento, eppure è tutto così florido. E non c'è più spazio, questa torre, questo limite che ci siamo date e dati, oramai non può più contenere quelle risorse che vi appartengono, che sono la vostra ricchezza, ma non solo, sono la possibilità per espandere, moltiplicare e condividere questa ricchezza lì dove intorno è vero, è tutto molto arido, sembra quasi uno scenario mai come in questi giorni di guerra. C'è un ponte levatoio che vi permette di andare al di là di questa piccola isola sulla quale vi siete isolate. Probabilmente nel passato c'è stato qualche scontro che ancora fa sentire l'eco, no? Di questo tuono, di questo fulmine, di questo lampo di cui noi vediamo ancora il riflesso nel cielo, la traiettoria nel cielo. Probabilmente qualcosa è accaduto all'improvviso e vi ha fatto ritirare. Non avete abbandonato lo scontro, ma voi non volevate lo scontro. Quindi c'è qualcuno nel passato, del vostro passato, con cui avete avuto qualcosa da ridire oppure avete subito da parte di questa persona qualcosa. La prima azione è stata quella di allontanarvi e isolarvi sulla vostra isola, circondata comunque dal sentimento. Voi non avete mai smesso di provare questo sentimento, che è stato anche il motivo per cui lui non vi ha raggiunto. Probabilmente, no, allergico alle vostre attenzioni, quindi è stata anche una protezione, no? Questa sorta di fossato intorno a voi. Ma adesso è giunto il momento di rimettersi in gioco, perché comunque quelle montagne e quel cielo rosso dietro di voi fa parte proprio di questo passato. Cosa c'è davanti? Se voi trovaste il coraggio di varcare quel ponte levatoio e di andare al di là e verso questa riva che sembra attendervi, che cosa trovereste nell'oggi? Wow, la trasfigurazione. Avete viaggiato tanto con il pensiero e con il cuore, con la mente. Avete amato tanto da meritare nell'oggi un amore degno, proprio l'amore che meritate. Voi siete già state cornice dei vostri desideri, avete già cesellato tutti i particolari. La vostra anima è feconda, carica e colma di affetto da poter donare. Ma per donare quell'affetto bisogna perdonare se stessi e gli altri, anche se quell'affetto verrà donato e offerto a una persona nuova. C'è all'orizzonte questo volo di gabbiani che si accompagnano. Nessuna paura di affrontare il futuro. Perché? Perché abbiamo le spalle coperte e a nostra volta siamo nell'atto di cingere le spalle altrui. Una protezione reciproca, un convergere. Un non voler più stare sole e soli. Chi troverete dunque, se questo è il destino, uscendo fuori da qualsiasi forma di condizionamento? Allora, la libertà, e poi guardate, fuori dalla vostra prigione, guardate quanto sono belle queste carte, c'è la stessa ricchezza che voi possedete dentro. E voi siete dentro, abbiamo detto, una gabbia, un limite. Eppure queste grate possono essere solo la cornice. C'è la possibilità di uscire aprendo la porta. Fuori chi c'è? Proprio uno dei due gabbiani che vi aspetta, che è il vostro speculare complemento e vi guarda e in qualche modo sta cercando anche di attirare la vostra attenzione da molto tempo. Non abbiate paura, perché per i dolori e le sofferenze del passato non è detto che voi non possiate finalmente volare libere e liberi verso il futuro più bello che mai avreste potuto immaginare. D'altronde sembrerebbe che questo futuro che vi attende si sia addirittura scomodato per venire ad afferrarvi, tirarvi fuori da questo limite. Questo
Questo limite è fatto dai vostri pensieri, dai timori, dalle paure, da tutto ciò che ha condizionato l'espansione mentale ed esteriore del vostro mondo. C'è molto di più al di fuori di quella prigione, di quella torre, che non va demonizzata. Ovviamente vi ha protette, però è vero che questa isola oramai, no? Un po' come Napoleone, che vogliamo fare? Vogliamo morire su questa isola e così anche i nostri desideri e le nostre speranze? Ora, vediamo se avverrà realmente questo incontro che la seconda carta e la terza ci descrivono in maniera proprio palese. Beh, dovete muovervi, non solo. Allora, sappiate una cosa, anche lì dove c'è una terra molto arida, non è detto che sotto quella terra non possa esserci dell'acqua e non è detto che con il tempo e anche con le difficoltà le persone possano effettivamente cambiare. Allora, questa carta può voler dire due cose. Innanzitutto è un 16 per me e si ricollega fortemente alla carta torre. Sebbene questa sia una carta 60 e ci parla di limitazione e non sono arcani maggiori. Però noi guardiamo lo stesso, osserviamo che cosa hanno in comune lo stesso cielo e questa passione rossa con un sole all'orizzonte che non è ben visibile. In questo caso, quello che vi porterà al futuro invece sarà proprio l'evidenza di questo sole. Perfetto. E c'è il lampo. E questo lampo che qui avete a sinistra, qui resta sulla destra, ci fa immaginare questo spostamento, quindi andare oltre il lampo stesso. La vostra carta fa pensare anche a Furia, questo cavallo nero, e Furia ovviamente la potremmo intendere, questa parola, anche come un atteggiamento, la vostra indole in questo momento, sì. Un'energia che si manifesta in maniera piuttosto veloce ed immediata. E c'è un cactus. Per quanto questa persona possa essere stata ricoperta di spine, vedete che qui sotto c'è comunque un cuore, c'è stato qualcosa. Allora, o dovete totalmente chiudere con il passato e tornare indietro vuol dire solo affrontare questa ipotesi, e quindi dietro la torre il muro non ha porte. Tornate indietro con la mente per riconciliarvi con voi. Qualcuno torna proprio a livello pratico indietro per affrontare quella persona. Dopodiché si sarà liberi per andare avanti. Infatti, questo cielo, la trasfigurazione, fonde cosa? Il bel tempo di ciò che arriverà con questo cielo rosso del passato. E sembrerebbe che questa carta vi voglia suggerire anche il modo, o meglio, la velocità, la furia. La voglia di velocizzare il cambiamento, ma l'intento di non cambiare senza aver tentato. Quindi, o voi avete bisogno di capire effettivamente che questa situazione non ha più nulla da offrirvi, perché nonostante le sofferenze e il vostro isolamento da questa persona, voi pensate ancora, oppure semplicemente questa è una persona che andate proprio a recuperare e all'improvviso vi rendete conto che la distanza e il tempo hanno cambiato radicalmente il suo cuore. Quindi cerchiamo di capire se tornando indietro e poi riprendendo verso il futuro c'è un amore nuovo nel senso proprio persona nuova o nuovo perché persona cambiata. Voi però non potete più rimanere ferme e fermi. Quindi andrete verso. Beh, voi volete fare luce su questa situazione per poter riprendere a scorrere, sì. Quindi effettivamente credo che la persona che incontrerete è più all'interno della vostra testa, quindi si tratta più di un ricordo doloroso che dovete affrontare, per poter poi accogliere quella prospettiva, no, che vi proietta verso l'orizzonte del futuro, dove c'è questo sole che inizia a spuntare. E il sole vi chiama ad affrontare la vostra solitudine e la delusione per quello che nel passato si è rivelato essere un'apparenza e non sostanza. Le nuvole, il cuore a forma, no? Anzi, la nuvola a forma di cuore. Le nuvole hanno tante forme, possono essere interpretate in tanti modi, ma cambiano la loro forma in pochissimo tempo, così come soffia il vento. Quindi voi avete creduto e avete investito su un sentimento che nel passato si è presentato in un certo modo, che poi ha trasformato quel cielo accogliente in un cielo di tempesta. Quindi questa è tutta un'elaborazione interiore dentro di voi e state cercando di dirvi: io non posso dipendere ancora da una persona che mi ha fatto soffrire perché si è rivelata differente da come all'inizio l'ho vista o da come si è mostrata. Hanno giocato tantissimo un peso importante le ombre in questa nostra storia. Io voglio fare le luci e voglio accogliere il sole che a mezzogiorno farà sparire tutte le ombre nella mia vita. Quindi voglio investire in un amore totalmente nuovo, tant'è vero che tra le mani abbiamo un vero e proprio germoglio. E anche la felicità che vi attende, questa felicità di amare completamente circondate da ciò che vi portate dentro e troverete anche fuori. C'è qualcuno che vi sta aspettando
e vi porge le sue mani e vuole essere per voi terreno fertile o viceversa e voi seme. Quindi ragazze, qui c'è sì da affrontare un ricordo che fa male, con la consapevolezza che in fondo un pochettino, non dico la colpa, però siamo state e stati anche noi autori di quell'interpretazione che ha fatto sì che noi vedessimo quella storia in un certo modo. Ora tutto è passato, tutto si trasforma, il fatto stesso che le nubi, no, accoglienti si siano trasformate in un cielo in tempesta non vuol dire che il cielo in tempesta non possa poi trasformarsi in un tramonto meraviglioso. Cioè il concetto della trasformazione, dell'instabilità non vuole necessariamente richiamare un futuro sempre peggiore del passato, assolutamente, ma solo una materia che può essere plasmata e formata. Però ci vuole anche la voglia di plasmarla e di formarla. Quindi, nell'oggi, le carte vogliono dirvi che il sole incontra la sua luna. Questa fioritura avverrà lì dove sarete l'uno per l'altra, terreno e seme. Vi incontrerete in un abbraccio che veramente dalla trasfigurazione porta all'unione mistica. Qui non ci sarà solo affinità a livello fisico, ci sarà affinità a livello animico, complementarietà e soprattutto l'uno fatto per l'altra. Proprio perfetti come una chiave che riesce ad aprire finalmente una porta. E proprio perché uno di voi è chiave e l'altro, l'altra è porta, che può avvenire ciò che la prima carta ci ha fatto immaginare. Finalmente arriva qualcuno a bussare al vostro ponte levatoio, non è un venditore. Non è un adepto di una qualsiasi religione che vuole convincervi, è il vostro futuro e destino che viene addirittura a bussare per dirvi: è ora di andare, vuoi rimanere nella gabbia o vuoi intraprendere questa migrazione con me? Ti aspetto perché fuori c'è un mondo molto grande, quello che tu vedi intorno a te, che può essere anche affascinante, è poca cosa. E non avere timore, ero io quel cielo che tu hai attribuito alla persona che si è trasformata in tempesta. Vengo io a portarti le nubi bianche nel cielo azzurro che sono promessa di primavera. Lo so che sei triste, che sei provata da tutte le esperienze fatte, però prova a cambiare, fidati di me, non vedi che sono identico? Non vedi che sono identica a te? Guarda quello che faccio io, se posso volare io lo puoi fare anche tu. Questa persona viene a raccontarvi di voi, a ricordarvi chi siete, a risvegliarvi sulla vostra meravigliosa bellezza interiore ed esteriore. Quindi siate pronte e pronti perché quello che la vita sta portando verso di voi, questo bussare alla vostra porta, questo tirarvi fuori da una prigione è per condurvi verso una struttura molto più ricca e solida. Qui abbiamo una famiglia, un quadro nel quadro nel quadro, il che vuol dire che potrebbe iniziare proprio in questo momento una trasformazione che avrà delle ripercussioni positive e degli effetti positivi da qui al futuro. Nonché potrebbe essere una sorta di eredità che anche dal passato vi cerca. Quindi sta tornando quell'anima con la quale potete fare veramente famiglia, dove famiglia non è solo l'istituzione, ma è proprio l'essere la stessa identica cosa. Un consiglio per voi, con queste carte meravigliose della giornata di oggi. Ed il consiglio è: ci fidiamo? Allora, c'è la paura. Questa carta si presenta sempre, la paura del fallimento e la paura di ritrovarsi soli. Qui, nel fondo, nubi nere e un unico gabbiano, non i due gabbiani che abbiamo visto in questa carta. Qui la paura di crederci. Ah, ho visto il sole, mi sono fidata, affidato, poi è andato tutto a rotoli. Vedete le palline, le sfere, sembrano quasi le sfere del biliardo. Però non fatevi ingannare da ciò che avete già vissuto e quindi da quello scenario molto simile che vi vuole proiettare verso il reiterare un'esperienza negativa. Non è detto che sarà così. Certo, bisogna partire anche con una fiducia reciproca che sia fin dall'inizio la volontà di non indossare armature e maschere, quindi cercare di mettere in chiaro fin dall'inizio chi si è veramente e anche dare però all'altra persona la possibilità di presentarsi e lasciarsi conoscere. Le maschere qui sono a terra, a differenza di questa carta.
Quindi sembrerebbero far parte proprio di quel qualcosa che vi lascerete dietro le spalle. Questa carta bellissima, dove c'è la coppia, in fondo noi che cosa vediamo? Vediamo semplicemente le spalle di questi due personaggi. Tutto il resto è dietro, davanti c'è solo quel sole che è alto e i gabbiani che sono in due. Quindi le paure ci saranno, gli alti e bassi ci saranno. Vediamo però se riuscirete a fidarvi. Perché solo quello manca per incamminarsi. Beh, diciamo che siete un po' scettiche e scettici e lo rimarrete ancora per un po'. È come se la vostra testa vi suggerisse di avere prima delle prove. Però ricordate una cosa, l'inganno che fu quel cielo e quelle nubi, ora dentro di voi, hanno un po' preso il possesso del vostro essere e vi condizionano perché è la paura del poter soffrire nuovamente. E quindi c'è un muro che un po' vi isola e un po' vi protegge. Ed è ciò che rimane un brandello della torre dentro la quale vi siete rinchiuse. Però l'occhio, la possibilità di vedere veramente è ad altezza muro. Quindi, se non cambiate il punto di vista, se non vi risollevate anche a livello di morale e di umore, voi non riuscirete effettivamente a vedere cosa c'è al di là. Quindi, se avrete il coraggio di tentare, troverete al di là del muro l'amicizia innanzitutto, una trasformazione profonda, venir fuori dalla nostra crisalide ci trasforma in farfalle, quel cuore che portiamo con noi è il motivo del nostro volo, non abbiamo più paura di cadere e soprattutto iniziamo a vivere proprio quel cielo, perché lasciamo tutto, la pesantezza della terra sotto di noi e ci solleviamo da tutte le preoccupazioni. E infatti abbiamo detto quello che dovete fare in questa carta è proprio sollevarvi per vedere al di là. Quindi l'augurio e l'auspicio per questa stesura è seguite il vento senza avere paura. L'insegnamento che vi deve giungere è che voi avete paura perché non avevate considerato all'epoca proprio il vento di cui abbiamo parlato prima e abbiamo detto che quel vento dà forma e stravolge la forma delle nubi. Quindi voi portate dentro il vostro cuore ancora questo timore di un fantasma che in realtà è un qualcosa che potete conoscere e di cui potete non avere paura. Quindi sì, è vero, la persona del passato può avervi fatto soffrire, avervi ingannate, però è vero anche che voi non conoscevate la legge del vento. Adesso conoscete la legge del vento. E sapete che tutto può modificare forma, quindi sapete che tutto può apparire in un modo e cambiare repentinamente, ma ciò non è giustificazione sufficiente per correre il rischio di perdere l'evento positivo di cui le carte vi stanno parlando. Quindi voi avete un vantaggio e ve lo fa capire questo alberello. Che questa volta, anche dovesse soffiare nuovamente un vento fortissimo, voi vi state radicando e questo è un sentimento che mettendo radice potrà essere un po' scosso, ma questa volta nessuno lo porta via. Voi avevate costruito la prigione intorno agli alberi per paura che il vento, no, dissipasse e disperdesse i vostri sentimenti. Invece la prigione ora sapete che non serve più, perché l'albero, quando è radicato veramente, sa rimanere da solo al suo posto e sa essere anche resiliente, sa cogliere le trasformazioni piegandosi leggermente, non si spezza, non si sradica, torna al suo posto. Bene, fatemi sapere, fanciulle. Un bacio e a stasera.